Bentornati a tutti, carissimi amici di Diario sulla Rossa, in questo nuovo video dove andremo a vedere ed analizzare le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita, dove Ferrari ha effettuato un bel po' di lavoro. Ma prima di iniziare il video, come sempre, vi volevamo invitare a seguirci su tutti i nostri canali social che trovate in descrizione, ad iscrivervi al nostro canale YouTube, ve ne saremo veramente grati, visto che per noi è molto importante. Adesso diventa la 9, adesso diventa la 9, il predestinato vince il Gran Premio d'Italia, dopo 9 anni la Ferrari torna sul gradino più alto. Come sempre, la domanda che noi tutti ci poniamo è dove Ferrari possa trovarsi rispetto agli altri competitor e per cosa effettivamente possa lottare in questo weekend di gara. Vi anticipiamo subito che le prime due sessioni di prove libere non sono molto semplici da interpretare, semplicemente per il lavoro svolto da Ferrari. Il team di Maranello ha deciso di montare un'ala posteriore da medio-alto carico, la stessa che abbiamo visto in Bahrain, mentre il tracciato di Jeddah è un circuito da medio-basso carico. Dunque Ferrari molto probabilmente ha fatto questa scelta per fare delle prove, per raccogliere dei dati che saranno utili sicuramente agli ingegneri, o anche per fare delle prove comparative. Il motivo per cui è stato fatto ciò non lo sappiamo, ovviamente lo sanno solamente loro internamente, ma sicuramente sarà utile per un qualcosa. Di conseguenza abbiamo visto una rossa più lenta degli altri nei rettilinei, e ciò è dovuto anche ovviamente alle mappature basse della Power Unit per preservarla in occasione anche dei prossimi appuntamenti stagionali, ma una Ferrari più agile in curva, anche se qualcosa sull'assetto doveva essere rivisto, sempre se ovviamente se si deciderà di continuare a mantenere questa configurazione più carica, poiché Vasseur ieri sera dopo il termine delle prove ci ha anticipato che probabilmente Ferrari convergerà verso un'ala posteriore più scarica, e dunque verso un assetto complessivamente più scarico. Prima di analizzare i passi gara, dobbiamo anche specificare che Ferrari ha utilizzato una nuova beam wing più scarica. E vi diciamo subito che cos'è una beam wing: sono dei profili aerodinamici presenti sotto la zona dell'ala posteriore e sopra il diffusore, che hanno il compito di aiutare nell'estrazione d'aria dal fondo per ottenere maggior carico, che come sappiamo è fondamentale in queste vetture ad effetto suolo. Ma per quanto riguarda la beam wing, non sappiamo se questa modifica sarà mantenuta o meno, non abbiamo alcuna indicazione al momento. Passando alla simulazione passo gara, dobbiamo specificare che anche in questo caso Ferrari si è distinta dagli altri, visto che con Leclerc ha utilizzato gomma rossa per questa simulazione, mentre tutti gli altri invece gomma media, eccetto Norris su McLaren. Per quanto riguarda lo stint di Leclerc, che è durato circa 10 giri, e possiamo osservare che il monegasco si è dimostrato molto costante, infatti i suoi tempi sono stati costanti e man mano alla fine è andato anche a migliorarsi sempre di più rispetto al tempo di attacco iniziale. Ma dobbiamo anche specificare che il tracciato dell'Arabia Saudita è un tracciato senza degrado e con temperature molto basse, visto che si corre di sera. Tuttavia, questo è già un ottimo segnale, visto che nel corso della scorsa stagione in Arabia Saudita Ferrari aveva molto sofferto questo tracciato ed aveva anche accusato molto degrado, quindi questo è un notevole passo avanti che dobbiamo accogliere. Anche Sainz ha effettuato un buon passo gara, ma non ottimo quanto potevamo aspettarci, visto che lo spagnolo nelle scorse ore è stato colpito da gastroenterite e febbre, e dunque per questi motivi non era al massimo della condizione. Lui stesso ha affermato che poteva fare molto meglio e noi ne siamo sicuri, visto che guidare a 300 all'ora, specialmente su questo tracciato e con 39 di febbre, non è la cosa più semplice al mondo, anzi è una difficoltà terribile, direi. Venendo alle considerazioni finali, come avrete potuto intendere, non possiamo comprendere esattamente dove Ferrari possa trovarsi o meno, per i semplici motivi che vi abbiamo descritto prima, ovvero che Ferrari ha svolto un lavoro molto differenziato rispetto a tutti gli altri ed ha deciso di utilizzare una configurazione più carica, che non sappiamo se effettivamente sarà mantenuta, visto che se fosse cambiata cambierebbero tutti gli equilibri in gioco, ovviamente. Ciò che ci sentiamo di dire è che ovviamente il favorito non può essere Verstappen sulla sua Red Bull, ma noi ci aspettiamo una Ferrari subito dietro. L'obiettivo minimo potrebbe essere il podio, anche se ovviamente mai mettere dei limiti ed aspettarsi di giocarsi anche di più se ce ne fosse appunto la possibilità. Noi vediamo come sempre una Ferrari seconda forza con McLaren e Mercedes leggermente più indietro, ma
In questo weekend in Arabia Saudita ci aspettiamo dei distacchi molto più ridotti rispetto a quelli del Bahrain. Ovviamente potremmo essere anche smentiti, ma per il momento la pensiamo in questa maniera. Vi ringraziamo ancora una volta per aver visto questo video e vi invitiamo ancora una volta ad iscriversi al nostro canale YouTube e a seguirci su tutti i nostri social. Fateci anche sapere cosa vorreste vedere sul canale e se effettivamente vi stiano piacendo i contenuti. Noi vi salutiamo e non possiamo dire che forza Ferrari sempre. Ciao a tutti e buona giornata.